Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico. Nella tua gabbia due per tre, mettiti comodo. Intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi. L'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili. Cercasi, cercasi, storie dal gran finale, sperasi, sperasi, comunque vada a pantarei, singing in the rain, lezioni di Nirvana, c'è butta in fine indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria, la folla grida un manta, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scherma. Di Chanel su corpi assettici, mettiti in salvo dall'odore dei tuoi simili, tutti tuttologi col web, coca dei popoli, oppio dei poveri. Cercasi, cercasi, umanità virtuale, sex appeal, sex appeal, comunque vada pantarei, I'm singing in the rain, lezioni di Nirvana, c'è butta in fine indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria, la folla grida un mantra, l'evoluzione in cielo. Ciccio, un periodo spettacolare, diciamo, questo di carnevale tra Barcellona, Novara di Sicilia, è stato veramente un successo di quelli eclatanti. Come sempre, una realtà qui al teatro, fantastica tradizione, come ti ho detto già il sabato, una cosa spettacolare. Mi diverto tantissimo, che è la cosa più importante, e fortunatamente faccio divertire, quindi va bene così. Un bilancio conclusivo dal punto di vista musicale dell'intrattenimento, quindi super positivo. Guarda, intrattenimento, come hai visto, andiamo su tutto, proprio su tutto, anche perché abbiamo tutte le tipologie praticamente di gente, quindi giustamente devi andare su tutti i generi musicali. Fortunatamente mettiamo i migliori successi, le migliori hit, e la gente si diverte come sempre. Bellissimo, bellissimo, bellissimo veramente. Qua la gente ti accoglie come se fossi un fratello, un padre, una madre, veramente eccezionale. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando, quando, quando. Vai! Danno il giorno e l'ora in cui forse tu. Hey, I was doing
just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Sono Batman. Ragazzi, venite a Novara perché ne vale la pena. Allora ragazzi, dico, questo tipo di travestimento così particolare, Batman e Mr. Motocross, vi state divertendo parecchio qui a Novara. Sì, a parte che non ha senso il collegamento tra me e lui, però sì, ci divertiamo un mondo. Il posto è veramente bello e sì, ci divertiamo. Allora, ci parli di questo travestimento, come li stai trovando? Ragazzi, mi raccomando, luci accese anche di giorno, casco di testa ben allacciato e prudenza sempre. Domenico. Domenico, il tuo travestimento è veramente particolare. Io ci spiego un po' un attimo di cosa ti travestito. Sono un faraone e la mia ragazza dovrebbe essere la mia compagna, ecco. La tua compagna ti ha abbandonato e questo è il problema. Sì, in effetti la serata onestamente è bella e giustamente cerca di divertirsi anche lei. Qual è il ricordo che ti porterai di questo carnevale novarese, di questo martedì di carnevale novarese? No, qui la tradizione è molto particolare, quindi bella serata, bella gente al solito e bello, bello veramente. Speriamo che ogni anno si ripeta sempre di più perché riunisce molti paesi dell'Interland e quindi è molto bello, molto bello. Arrivederci al carnevale 2018. Arrivederci al canale 2018, sempre così, continuiamo così. Abbiamo ritrovato la compagna di Domenico, Eleonora. Dico, Cleopatra. Allora, come ti stai trovando quel carnevale novarese? È bellissimo, è sempre la stessa sorpresa di tanta gente e di divertimento.
in compagnia di Peppe Style e Tino Ferrara, due personaggi ormai abbastanza conosciuti qui al Carnevale di Novara. Peppe Style, DJ Resident, e allora un'allegria, un'atmosfera veramente eccellente qui a Novara. Guarda, io ogni anno posso dire che resto impressionato dall'accoglienza di tutti i novaresi e ti posso dire che mi sento a casa, perché ti trattano veramente come un figlio. Un bilancio di chiusura lo possiamo fare in questa ultima serata che è sempre più calorosa. Dico, c'è la canzone di Vasco Rossi che dice "senza parole", veramente uno spettacolo unico. Novara si riconferma ogni anno il carnevale più bello. Cosa ti porterai di questo carnevale di Novara, di questo carnevale Novara 2017? Sicuramente l'affetto di tutti i novaresi, mi trasmettono veramente una sensazione unica. Tino, per te da Novarese Doc, cosa rappresenta per te il carnevale? Ragazzi, io voglio dire a tutti che il carnevale per noi è una cosa sacra. Dopo la festa del Mezzagosto, la cosa principale è il carnevale novarese. Quest'anno, come ogni anno, abbiamo aspettato in tanti il carnevale. Questa sera è l'ultima serata, il martedì. Abbiamo avuto in console il grandissimo Peppe Style e Pippo Basile. Il carnevale novarese è un divertimento assicurato, dove tutti vogliono ospitare tutti, ci possiamo divertire tutti fino alla fine, senza litigare, e divertirci fino al massimo. Io ringrazio Cinovara Style con Pippo Basile e il complesso per questo grandissimo carnevale. Un arrivederci al carnevale 2018, Peppe. Ciao a tutti, ci vediamo il prossimo anno, va bene, si può dire? Ragazzi, ciao a tutti, vi raccomando, chi è mancato quest'anno, un altro anno siete presenti, ve lo ricorderete per tutta la vita, ciao! Con due novaresi doc che ci spiegano il vero senso del carnevale di Novara. Quindi il carnevale rappresenta l'esaltazione della felicità, il divertimento, i valori, e qui a Novara è un carnevale danzante. Si svolge con un gioco molto importante medievale, che è il gioco del maiorchino, ormai famoso un po' in tutto il mondo. E noi qui a Novara ovviamente elogiamo l'ospitalità, infatti è tipico fare i balli della tradizione novarese. C'è un momento durante la serata chiamato pausa, in cui noi offriamo i prodotti tipici a tutti quelli che vengono da fuori, quindi è un attimo di giovialità, cordialità, divertimento sano. Quindi bere però al punto giusto, insomma divertirsi in modo durevole, in modo carino, e quindi un sacco di risate, l'anima del carnevale. Uno dei dirigenti, della Cinovara, che è Carmelo da Campo, dico il ricordo che ti porterai di questo carnevale 2017. Beh, diciamo che il carnevale novarese non è un carnevale come tutti gli altri, diciamo che è una tradizione che ovviamente almeno una volta nella vita bisogna provare, perché sono delle emozioni irripetibili. Oggi è stata veramente una giornata bellissima, mi sono divertito moltissimo, ringrazio tutti per la partecipazione e niente. Vi invitiamo al Carnevale 2018. Vi invitiamo il prossimo anno. Siamo in chiusura di serata qui al Carnevale di Novara, questo martedì veramente scoppiettante, siamo al tavolo con dei novaresi che ci racconteranno cosa vuol dire il Carnevale di Novara. Carnevale per noi è una grandissima tradizione, dove ci sono balli, sagra del maiorchino e tante tante altre cose bellissime da vedere e da fare. Vi aspettiamo in tanti anche il prossimo anno. Cosa vuol dire le serate del Teatro Casalaina? Cosa rappresentano per Novarese?
Per noi è un qualcosa di speciale, perché ci divertiamo per 5 sere bevendo, mangiando, ballando, è qualcosa di speciale. Sicuramente è molto speciale, infatti noi novaresi a carnevale non andiamo in nessun posto se non viviamo il nostro carnevale. Ma dormite anche qui al Teatro Casaleina quasi, no? Se necessario sì. Allora questo è un tavolo veramente particolare, ricco di calore e di festa, perché un tavolo di novaresi. Tutti novaresi, siamo tutti novaresi, siamo qua, ci divertiamo. Speriamo che questa tradizione non si perda mai, perché è una cosa bella per Novara e anche per quelli che vengono da fuori. Una chiusura col botto, lo possiamo dire, questo martedì di carnevale qui a Novara? Col botto che possiamo dire? Che secondo me meglio di Novara non c'è nessun carnevale, è un bel carnevale. Tutta questa gente poi che ci ritroviamo con degli amici anche da fuori, scherzando, parlando. Ma cosa rappresenta per voi il carnevale novarese? Per il carnevale novarese per noi rappresenta, come dire, una tradizione molto antica, perciò è importante, perché si porta gente da fuori. Il Teatro Casaleina è il cuore, diciamo, pulsante di Novara, il carnevale. Sì, sì, il novarese per il teatro parte da Roma, da Torino, anche per 2 sere a fare il carnevale qua a Novara. È una bella esperienza, noi siamo del luogo, lo conosciamo, è un bel divertimento per tutti. Ti ricordo che ti porterà invece di questo carnevale 2017? Beh, un buon ricordo, di divertimento, la spensieratezza, uno passa delle serate diverse. No? Chiusura di serata qui al Carnevale Novarese, questo martedì veramente scoppiettante, siamo con Silvia e Cristina. Allora, un carnevale che si chiude col botto, lo possiamo dire, e voi qui al bar ne sapete qualcosa. Sì, siamo stanche, siamo distrutte, però siamo contente di tutta la gente che c'è. Perdendoci, Cristina. Io sono soddisfatta di tutto quello che ho fatto, di aver lavorato insieme alla mia famiglia, di aver fatto felici le persone, di averle fatto divertire. Vi ricordo che vi porterete di questo carnevale 2017. La stanchezza e il nervosismo. Il nervosismo soprattutto. Ma anche qualche ricordo positivo non ce l'hai? Sì, poco ci siamo divertite, però lavorando ci si diverte, dai. Per te invece cosa ti porti di questo carnevale 2017? Alla fine ho lavorato con la mia famiglia, i miei amici, quindi lo porterò nel cuore come un ricordo, che come tutti gli altri ricordi che ho con la mia famiglia, un ricordo bello per me. Ma voi novarese doc, cosa rappresenta per voi il carnevale? È una grandissima tradizione per me. Per te invece? Per me è una tradizione, siamo felici di poter aprire le porte a tutti i paesi limitrofi. Quindi speriamo che continui, anno dopo anno. Spero di poterci portare i miei figli al Carnevale Novarese. La migliore chiusura poteva essere questa, insieme a tutta la Cinovara che ha curato nei minimi dettagli questo tipo di manifestazione, e siamo con Maurizio Grasso che ha messo anima e cuore in questa manifestazione. Un bilancio di chiusura più che positivo? Bilancio più che positivo, è stato proprio al massimo delle nostre prestazioni, e i ragazzi soprattutto la Cinovara si sono divertiti e quantomeno siamo arrivati a un buon punto, anche grazie a voi con il vostro intervento che avete pubblicizzato anche l'evento, e soprattutto l'ambiente di Novara, che è un ambiente molto pulito e sano, e molti i ragazzi sono contentissimi a venire e si comportano anche in modo positivo. Spero che il prossimo anno, anche se non è l'associazione Cinovara, saranno altre associazioni a fare lo stesso
andamento che abbiamo fatto noi con il vostro intervento e l'intervento di altre associazioni che vogliono partecipare a quantomeno all'evento del teatro. Maurizio, qual è il ricordo che ti porterai di questo carnevale 2017? Il ricordo di più positivo è quello dei miei ragazzi e tutti quelli che non c'erano nella Cinovaro, le associazioni che sono venute a trovarci e si sono divertiti tutti, quindi come ripeto che la Cinovaro non è una... Grasso! Grasso! E questo è il calore di Novara, il calore genuino dei novaresi. Certo, quantomeno... Vogliono bene Maurizio. Sì, sì, questo non noi non siamo una cosa, siamo un paese trasformato. Chi lo salta a fondo che lì è? Chi lo salta a fondo che lì è? In chiusura di nottata, siamo alle 4:35 del mattino, ma qui diciamo ancora si continua, presidente. Siamo il presidente della Cinovara che ha messo tanto impegno e tanto sacrificio. Ma qual è il ricordo che si porterà di questo carnevale 2017? È stato un carnevale senza incidenti, grazie a Dio. E sono contento della riuscita dopo tanto lavoro, come dici tu. E grazie ai miei collaboratori, perché sono contento di averli, perché siamo un gruppo pochi ma buoni e tutto. Poi ringrazio tutti gli altri ragazzi che ci hanno aiutato e sono contentissimo della riuscita del spettacolo che abbiamo fatto. Obiettivo raggiunto quindi, presidente? Sì, sì, obiettivo raggiunto al 100%, bello. E stasera sono contento veramente, perché abbiamo creato tanto spettacolo, tanto divertimento e la cosa principale è che non ci sono stati incidenti. Quindi un arrivederci al prossimo carnevale 2018, qualunque associazione ci sia, dico un arrivederci, speriamo di rivederci tutti qua. Sì, questo sì, non lo sappiamo se siamo noi come associazione a organizzarlo, ma in bocca al lupo alla prossima associazione. Ragazzi, ciao a tutti, vi raccomando, chi è mancato quest'anno, un altro anno siete presenti e ve lo ricorderete per tutta la vita. Ciao! Dal Carnevale di Sicilia, un saluto a tutti gli amici di Ora Web TV. Ciao! Ciao! Ci vediamo al Carnevale 2018, di nuovo. Ciao a tutti, ciao! Yeah.